Il centro storico di Lucca ha un problema di immobili per residenti. A lanciare l'allarme è l'agenzia Casamica, che rileva una sempre inferiore disponibilità sul mercato di una certa tipologia di appartamenti. Unità tra i 50 e i 90 metri quadri, due camere e living per una fascia di prezzo che va dai 200.000 ai 350.000 euro. Soluzioni ideali per una famiglia che intende viverci stabilmente, ma che attraggono anche chi vuole investire nel business degli affitti brevi turistici, acquistando appositamente per la finalità o non reinserendo la proprietà nel circuito commerciale. Piccoli immobili, medi immobili fanno gola agli investitori perché trovano in Lucca una grossa attrattiva. Questa tipologia di affitti porta un'alta redditività e quindi questo comporta che poi quando le giovani coppie o chiunque insomma vuole venire a vivere in centro non trova. Il fenomeno è complesso e a farne le spese è tutta la città. L'interno delle mura si sta spopolando. Secondo le stime di Casamica, negli anni 70 i residenti erano circa 30.000, oggi se ne contano 8.000. Alle fatiche del vivere in centro storico, dal problema parcheggio agli stabili senza ascensore, si aggiunge ora il conto presentato dai portali per gli affitti brevi. Un mercato immobiliare drogato, palazzi trasformati in alberghi, con disagio per i pochi che vi risiedono stabilmente, e strade che cambiano volto in nome dell'ospitalità. I turisti di oggi vogliono sentirsi, diciamo, come chi vive in quella città. Quindi, intanto la città deve essere popolata da persone del posto e secondo me dovrebbe essere fatta una selezione, quindi gli immobili dovrebbero essere con standard elevati. Chiaramente il turista che verrebbe sarebbe un turista più di qualità. Evitiamo l'effetto Venezia, l'appello dell'agenzia che invita a contenere la tendenza nella giusta misura. Lucca è bella, soprattutto per viverci.